Buongiorno, pausa lavoro, video imprevisto. Video imprevisto perché, per una buona ragione, non mi aspettavo tutto questo seguito sul mio video su Milan-Napoli, considerata anche l'ora tarda nella quale l'ho fatto il video, in pigiama, stremato dalla fatica, stremato dalla stanchezza, una giornata dura, intensa. Non mi aspettavo tutto questo seguito, onestamente, e anche alcuni commenti sui quali verrò a breve. Intanto ringrazio, perché ho visto anche un balzo nelle iscrizioni al canale. Intanto ringrazio tutti coloro che mi hanno seguito, che mi hanno commentato, anche quelli un po' critici, diciamo. No, critici in che senso? Uno su tutti, ecco un altro che sta rosicando. No, amico, io non rosico proprio per niente, guarda. Hai sbagliato persona, completamente persona. Non, grazie a Dio riesco a mantenere una certa lucidità di giudizio. Chi mi conosce sa come imposto questo canale, non mi metto a fare cose che all'inizio facevo, non lo nego, sbagliando, e non nego di aver fatto molti iscritti nella mia guerra a Vettel, ricordo, cose che adesso non faccio più perché, avendo anche un patentino da giornalista, ho anche una deontologia da dover rispettare. Sì, dico la mia senza paura, però non vi aspettate degli show che rimarrete delusi. Faccio pochi iscritti, non mi interessa, ribadisco, lo YouTuber non è il mio mestiere. Quindi, tranquillo che qui non vedrai inveire gobbi di merda, interisti di merda, milanisti di merda, lavali col fuoco. Queste cose qua a me non esistono. Qui si analizza lucidamente, per quanto più possibile lucidamente, la cosa. E questo devo dire che mi inorgoglisce. Ho visto anche i commenti dei tifosi del Napoli che commenti positivi al mio video, assolutamente. E questo vuol dire, mi inorgoglisce perché, vedete, si può ottenere il rispetto degli avversari anche senza fare il da Juventino, il finto Juventino, quello che ce l'ha a morte con la propria squadra, eccetera, eccetera. Io so, il mio problema è con la società, non con la squadra la difendo. Io non ho mai rinnegato niente della mia Juventus. Contemporaneamente analizzare altre partite e vedere il rispetto dei tifosi di altre squadre, e questo mi fa un grande piacere. Vuol dire che la mia politica in questo canale di non rinnegare né restaurare, mai rinnegare ma neanche restaurare, vuol dire che viene apprezzata, e questo mi fa enormemente piacere. Ribadisco, è la dimostrazione che si può essere juventini senza leccare il culo a nessuno, senza per captatio benevolenza dare addosso alla propria squadra, al proprio allenatore e ottenere ugualmente il rispetto dei tifosi avversari. E questo mi fa enormemente piacere e vi ringrazio. Poi ho visto naturalmente che si sono poste delle questioni sul video di ieri sera. Ma il Napoli senza coppe? Ma il Napoli senza coppe? Ma il Napoli senza coppe? Vedete ragazzi, è un discorso che ci sta, ma anche no. L'Inter l'anno scorso aveva le coppe. E a febbraio aveva già, quando ancora doveva essere eliminato dall'Atletico Madrid, a febbraio aveva già ucciso il campionato. Il Napoli 2 anni fa arriva ai quarti di finale e a febbraio ha già ucciso il campionato. Quindi la Juve per 8 anni su 9 dei propri scudetti, le coppe ce le aveva.
è sempre arrivato a giocare a marzo-aprile, o perlomeno sì, sempre arrivato a marzo-aprile a giocarsi le sue coppe, eppure vinceva gli scudetti. Quindi è un discorso che ci può stare, ma che non ci può anche non starci. Poi naturalmente, ogni annata è diversa dall'altra. E paradossalmente, questo delle coppe era un discorso che valeva quando il campionato era 16 squadre e la Champions era 16-18 squadre e la Champions era tutta eliminazione diretta. Porto sempre l'esempio del Milan di Sacchi. Che concentrava, dopo aver vinto lo scudetto dell'88, tutte le sue energie al di fuori dei confini, a discapito di alcune partite. Cioè, l'annata dell'Inter dei record, l'Inter viaggiava che era una bellezza e loro andarono in crisi dopo la partita con la Stella Rossa. Però c'è un però. All'epoca, se il Milan fosse andato fuori con la Stella Rossa, la stagione di se avesse preso la Stella Rossa, finiva lì, perché c'era tutta eliminazione diretta. Potevi andare fuori anche a settembre dalle coppe. Il Napoli di Maradona andò fuori col Real Madrid al primo turno, ricordo. E il Milan andò fuori con l'Espagnol il mese dopo, quindi fu una roba alla pari. Ma paradossalmente, il pensiero alle coppe influiva molto di più prima, perché rischiavi di andare fuori sin da subito dalle coppe, mentre ora, almeno a gennaio, ci arrivi. Quindi io penso che il discorso delle coppe sia aleatorio. Sì, le energie, tutto quello che volete, ma chiedo scusa, l'Inter ha due giocatori per ruolo. Il Milan ha una rosa ampia ma costruita molto male. Mi ricorda tanto la Juve di Di Maria, il Milan di quest'anno. Ha bisogno di qualcuno che metta in ordine la squadra. L'Inter del triplete. Non è che ha giocato meno che giocasse meno partite di quest'anno. O l'Inter di Inzaghi che ha fatto la finale, o la Juve che ha fatto le due finali vincendo anche gli scudetti. Quindi è un discorso che può starci o non starci. Per esempio, se così fosse, se le coppe incidessero per come si dice, ogni anno avremmo una sorpresa tra quelle qualificate alla Champions, all'Europa League. L'anno scorso c'è stato il Bologna, ma il Bologna c'è stato semplicemente perché è mancato il Napoli, è mancata la Lazio, la Roma ha avuto i suoi problemi. Come quando in Coppa UEFA andò per la prima volta il Parma. Sì, ci andò, ma perché la Juve fu disastrato da Mayfredi. Il disastroso anno di Mayfredi, la Roma ebbe problemi con la morte di Dino Viola, il caso doping di Peruzzi e Carnevale, il Napoli, il casino di Maradona, e ne approfittarono Genoa, Torino e Parma che si qualificarono alla Coppa UEFA. Quindi vedete, eppure quel Napoli di Maradona andò fuori con lo Spartak Mosca agli ottavi di Coppa Campione. A ottobre era già fuori praticamente da tutto il Napoli, aveva tutto il tempo per recuperare e non recuperò. Quindi, poi da quando c'è la fase a gironi, signori, la Lazio che ci fotte lo scudetto, lì quella famosa partita di Perugia, la Lazio non so quante partite giocò, perché all'epoca la Champions League c'era la doppia fase a gironi, si giocavano più partite di adesso. C'era un primo girone da 4, poi un secondo girone da 4. C'era. E in più la Lazio aveva giocato anche la Supercoppa europea con Manchester United. La Juve, che fece l'Intertoto,
E poi la Coppa UEFA schierando le riserve, giocando a Palermo davanti a poche migliaia di spettatori. La Juve se ne fregò, ma lo scudetto lo vinse la Lazio. Lo vinse la Lazio, perché paradossalmente tu quando hai impegni ravvicinati, sì, le energie, però sei abituato a stare sul pezzo, stai sul pezzo. Perché l'Inter di Mourinho, che giocava un calcio, non dico vecchia maniera, perché non esiste il calcio vecchia maniera, giocava un calcio prettamente difensivo, posizionale, di contropiede. Perché l'Inter di Mourinho fa il triplete e lo spettacolare Napoli di Spalletti no? Per un motivo semplice, che è anche uno dei motivi per i quali la Juve ha perso alcune finali di Champions. Perché arrivi a marzo, aprile, che hai praticamente già vinto, tu mentalmente stacchi. L'Inter, l'anno del triplete, lo scudetto contro la Roma, lo vince all'ultima giornata. Quindi sei ancora sul pezzo, poi c'è la finale di Coppa Italia e poi la finale di Champions. Sei sul pezzo mentalmente. Nonostante tutto, il dispendio di energia, paradossalmente, lo prendi la stagione successiva. Perché? Sei reduce da una stagione di grandissime soddisfazioni. Riattacchi con quel inconscio senso di soddisfazione e non hai più la cazzimma dell'anno prima. Vedi quest'anno l'Inter può ostacolare il Napoli? Se vince lo scontro diretto, sì, ma se non vince lo scontro diretto, che mi sa che è a Milano, se non vince lo scontro diretto, il Napoli se ne va. Il Napoli se ne va, anche perché al ritorno ce l'ha tutti in casa, Milan, Juve e Inter, al ritorno ce l'ha tutti in casa. Voi immaginate un Napoli in lotta con lo scudetto, con Conte che sappiamo benissimo com'è, con il San Paolo o il Maradona che dir si voglia, che ti spinge. L'Inter, se vuole contendere lo scudetto a Napoli, deve batterlo nello scontro diretto, ma se non vince lo scontro diretto, il Napoli se ne va. Il Napoli se ne va. Perché l'Inter allo stato è l'unica che per continuità di risultati, l'unica che sembra poter contendere lo scudetto, perché il Napoli starà lì fino alla fine. Non so se lo vincerà, ma di sicuro sarà lì fino alla fine il Napoli. Secondo me non va sotto il secondo posto il Napoli. Non va sotto il secondo posto. Assolutamente. A meno che Thiago e i ragazzi non facciano un miracolo, non facciano un miracolo. Il miracolo, come ho detto ieri, tenere fino a dicembre una distanza accettabile per poi intervenire sul mercato. Perché come ho detto ieri, a gennaio Giuntoli non ha più scuse. Non ha più scuse. Le scuse sono finite. Ma sarà molto difficile. Sarà molto difficile. Questa Juventus è una squadra che lotta, che comunque ha delle migliorie nella personalità nel possesso palla, ma che ha ancora troppe incognite per poter. Il Napoli invece comincia ad avere certezze, altrimenti ieri a Milano non vinceva, non vinceva. E non invocate le assenze, avrebbe vinto comunque. Anzi, ieri per la cosa del Milan se l'è giocata. Dopo l'1-0 se l'è giocata, un paio di parate di Meret sono state mica da ridere. Però poi, nel momento migliore del Milan, ti fa questo gol Kvaratskhelia. Lì non è culo, lì è la forza delle grandi squadre. Lì è la forza delle grandi squadre. Ricordate la Juve in casa del Tottenham? Fu dominata, dominata dal Tottenham dopo il 2-2 dall'andata. Parlo a Wembley, quando si giocò a Wembley. L'ottavo di Champions in casa del Tottenham. La Juve fu dominata, non ci capì nulla nel primo tempo. Son, Kane, Dele Alli arrivavano dappertutto. Eriksen che giostrava da dietro, arrivavano dappertutto. Poi
non chiudono la partita che sono ancora sull'1-0, un minimo calo, tac, Higuaín Dybala e la partita è vinta. Il Napoli è così. Il Napoli quest'anno è così. E guardate che secondo me Conte sta ancora studiando il suo Napoli ideale. Lui lo sta ancora studiando. Perché quando mai ha giocato col 4-3-3 Conte? Quando mai ha giocato col 4-3-3 Conte? Sì, lui faceva il 4-2-4. Lui fa una sorta di ibrido, ve l'ho detto. Anche se ieri si è visto di meno perché giustamente bisognava contenere a centrocampo. Lui fa una sorta di 4-3-3-4-2-4. Perché c'è lo scozzese che non ha mia fisima, c'è lo scozzese che fa il pendolo, che fa il pendolo, c'è cioè il centrocampo e l'attacco, il centrocampo e l'attacco, lo scozzese. E Gilmour è uguale, McTominay è più forte, più fisico, Gilmour è uguale. Ecco perché l'assenza di Lobotka neanche si vede. L'assenza di Lobotka, Anguissa è sempre quello lì, quantità. E a volte anche qualità. Altro che crollo. Magari perdono a Milano, ma qua, oh, fidatevi che questa è una squadra che il suo meglio non l'ha ancora dato. Perché Conte sta ancora studiando il suo Napoli. Però al momento lui sta gestendo, lui sta facendo come Allegri. Lui sta gestendo. Lui sta gestendo nell'attesa di dare la sua impronta, che è quella di una squadra affamata, di una squadra che prova a fare sempre la partita. Perché adesso scopro che Conte passa per difensivista, cioè io divento pazzo. Conte passo per difensivista adesso, tra gli specializzati di questi coglioni. Signori. Magari l'anno prossimo, perché sicuramente finirà così, l'anno prossimo litiga con De Laurentiis, perché sono due caratteri belli tosti, però magari non litiga. E se questo continua a dare d'amore d'accordo con il suo presidente, mi avete capito? Ecco il discorso dell'Inter, altro che culo, gli gira tutto bene, gli gira tutto bene, perché a noi domenica a Milano non è girato bene, capita, contro il Cagliari non è girata male, il calcio è questo, sono momenti che vanno gestiti, ecco perché io mi meraviglio come facciano ad avere seguito tutti questi soloni che parlano, addirittura quello si è messo a dire la sua anche su Vanzini. Ma mamma mia, già faccio fatica a seguirli per il calcio, figuriamoci per... Vabbè, addirittura se l'è presa con Vanzini, signor Cassano. Mamma mia, addirittura. Perché invidio chi ha tutte queste certezze. No, invidio, no, neanche li biasimo, li compatisco. Anzi, compatisco più coloro che gli vanno dietro. Perché non fanno funzionare il loro cervello. Ecco perché. Io quando sentivo, ma il Napoli se è questo non fa paura, ma il Napoli così, ma il Napoli cos'ha? E lì ha vinto a culo, e lì gli è andata bene. Ragazzi. I numeri hanno la testa dura. I numeri hanno la testa dura. E guardate che c'è il brasiliano David Neres che non si è ancora ambientato, anche se qualcosa ha fatto vedere. Anche lui un carattere un po' fumantino, un po' quello che era Douglas Costa da noi, eh. Ma se in palla David Neres sono cazzi. Se becca la giornata giusta, David Neres, sono cazzi per chiunque. Al momento Conte lo gestisce, perché ha Politano e Kvara. Metti una partita che non riesci a sbloccare, metti il brasiliano.
l'altra volta non ti fece assist, non ricordo contro chi. Ecco, culo o non culo? Intanto, due scontri diretti in trasferta, non ha ancora preso gol. E ha fatto 4 punti in casa nostra, più la vittoria a Milano. C'ha l'Atalanta, una partita. Con l'Atalanta, guardate, dipende da come si mette la partita. Io immagino un Napoli che li aspetta. Io immagino un Napoli che li aspetta. Perché adesso l'Atalanta sta bene. E quando l'Atalanta trova quelle squadre, va in difficoltà. E poi un'altra roba. L'avete visto il primo gol? Sì. C'è l'errore difensivo del Milan, ma avete visto Lukaku come ha tenuto botta al contrasto col difensore? Ma soprattutto avete visto come è dimagrito Lukaku? Raga, questo è. Poi l'Inter è chiaro che può contendere lo scudetto, assolutamente, ma deve vincere lo scontro diretto. E può vincerlo assolutamente. L'Inter, se gioca come sa giocare, è più forte del Napoli per me. Se gioca come sa giocare. Ma se non vince lo scontro diretto a Milano, è lì la stagione prende già una bella piega. E le coppe non c'entrano nulla, ragazzi. O c'entrano poco. Sì, possono amministrare le energie, ma vedete, ragazzi, sapete quando diventa un vantaggio non giocare le coppe? Quando ti è andata male una stagione, malissimo una stagione, e sale in te quella voglia di rivincita per la quale l'attesa, la lunga attesa da una partita all'altra ti fa aumentare la cazzimma, la voglia di giocare, di riscattarti l'annata negativa precedente. Il primo Milan di Capello. Non aveva le coppe, il primo Milan di Capello non aveva le coppe per la squalifica di Marsiglia. Ebbene, quel Milan non perse una partita per un anno e mezzo. Con Capello si è visto il miglior Van Basten. Con Capello si è vista una difesa dove non passava una mosca. Il primo scudetto di Capello fu devastante, cioè erano troppo superiori. La Juve di Trapattoni. La Juve di Trapattoni che doveva riscattare l'annata con Mayfredi e fino all'inizio del girone di ritorno contese a quel Milan il primato. Poi loro erano più forti e presero il largo. La Juve dell'anno scorso su via. Oggi quella Juve lotterebbe per lo scudetto, ma neanche morto. Sapete perché? Sapete perché? A parte il gruppo unito che fece, il gruppo unico che fece col suo allenatore l'anno scorso, c'era la voglia di rivalsa per quello che era successo l'anno prima. Ecco perché con la difesa col coltello tra i denti, dove non passava nessuno, quell'aggressività su ogni contrasto. Poi quando il sogno svanisce. Si è sgonfiata, è venuto fuori il vero valore di quella squadra. È venuto fuori. È tutta roba di motivazioni, ragazzi. È tutta roba di motivazioni. Ve l'ho fatto l'esempio, dall'Inter del Triplete al Napoli di Spalletti. Il Napoli di Spalletti lo scudetto lo vince a gennaio-febbraio praticamente. Poi mentalmente molla e va fuori dalla Champions. L'Inter del Triplete, che giocava molto peggio del Napoli di Spalletti, stette sul pezzo, a 4 giornate dalla fine, era dietro la Roma l'Inter di Mourinho, Poi la Roma perse in casa con i 2 gol di Pazzini, ce lo ricordiamo tutti, perse lo scontro diretto l'Inter di Mourinho a Roma, 2-1 con gol di De Rossi e Luca Toni, se non ricordo mai, Milito per l'Inter, se non sbaglio, Eto'o, non mi ricordo. La Roma l'aveva superato l'Inter. Quello stare costantemente sul pezzo,
fino alla fine della stagione, poi ti porta a quello che ha fatto Mourinho con quell'Inter là. Sono tutte queste, tutta roba di motivazioni. Poi è normale, perché tu quando sei motivato, fidati che la fatica non la senti. La fatica non la senti. E qua veniamo. Lasciamo perdere le ultime finali di Champions perse con Real e Barça, che erano molto più forti di noi. La Juve di Lippi, perché perde col Borussia Dortmund? Perché aveva praticamente già vinto lo scudetto da un mese, aveva mentalmente staccato. Era mentalmente staccato. Ecco perché si perde col Dortmund. Perché avevi mentalmente staccato. Perché avevi già vinto da parecchio, eccetera, eccetera, eccetera. Tutta questione di stimoli. La seconda Juve di Lippi, sapete perché arriva in finale? Sapete perché arriva in finale? Perché dalla seconda fase in poi ha avuto tutti avversari difficili. Il Deportivo La Corugna, che all'epoca era forte, il Manchester United, il Barcellona ai quarti, il Real Madrid in semifinale. Ecco perché arriva in finale quella Juve lì, che vinse lo scudetto con un mesetto prima, diciamo. Tutta roba di motivazioni. Perché la stanchezza la senti dopo. La senti dopo. A mente, quando stacchi mentalmente inizi a sentire la stanchezza, ma quando sei sul pezzo tu della stanchezza te ne freghi. Non lo so, ringrazio ancora i tifosi napoletani che mi hanno commentato, anche i milanisti per l'amor di Dio. Il Milan è un casino, il Milan è un casino ragazzi, quello spogliatoio è una polveriera, quello spogliatoio è una polveriera e questa è l'impressione che dà da fuori. E se non si pone rimedio può finire davvero male, eh? Può finire davvero male. Iscrivetevi al canale.